pomeriggio, o sono abituato a dire buonasera, ma nel caso buon pomeriggio. Intanto spieghiamo perché siamo qui. Allora, fondamentalmente per la presentazione ufficiale e in anteprima della squadra Corse Ambrogio Racing. E qui parte l'altro applauso. Ma per farlo nel modo migliore, credo che sia il caso di invitare sul palco il team manager della squadra Corse Ambrogio Racing, Fiorenzo Caponera. Buon piacere. Allora, sapete quante presentazioni ho fatto io nella mia vita di questo tipo? Forse 15, 16. E quindi dovrei essere tranquillo, cioè dovrebbe essere una cosa normale. Invece ogni volta mi emoziono. Mi emoziono per, anche se tutte facce molto, molto tranquillizzanti. Abbiamo detto tutti facciamo una cosa facile, easy. Però comunque la presentazione di un team io la vivo sempre come una nascita. Perché noi a ottobre cominciamo a immaginare e immaginiamo il nostro futuro, quindi immaginiamo che cosa metteremo in campo l'anno dopo, quindi immaginiamo la nostra squadra, i nostri risultati, i nostri piloti, il nostro lavoro. E quando arriviamo oggi finalmente nasce questo progetto, nasce questo sogno, perché un team è un sogno che nasce tutti gli anni. E ricordatevi una cosa, agli uomini non toglietevi mai i sogni, specialmente di questi tempi. Quindi questo noi vogliamo rappresentare per tutti voi. Allora, il copione a me impone in questo momento di presentarvi il progetto sportivo, che è una parola complicata, progetto sportivo. Vabbè, ci provo. Per presentare un progetto sportivo bisogna innanzitutto, secondo me, doverosamente guardarsi un attimo indietro e vedere che cosa è successo l'anno prima, perché ogni stagione è sempre maestra della stagione successiva. Quindi, in poche parole, diamo uno sguardo all'indietro. L'anno prima, e quindi la stagione del 2012, su di noi si è scatenata quella che io chiamo la tempesta perfetta. Quindi tutta una serie di eventi che si sono andati nella più negativa delle accezioni possibili. Quando succedono queste cose uno pensa, io ho comprato una macchina che c'è l'ABS, che funziona bene, che in curva c'è l'antislittamento, è tutto perfetto, però fino a quando non trovi il ghiaccio dietro la curva, tu non lo sai se funziona. E noi abbiamo trovato il ghiaccio dietro la curva, la macchina ha funzionato perfettamente. E questo mi ha reso molto orgoglioso di questa cosa, perché superare l'anno scorso è stata veramente, veramente una cosa difficile. E io ho una grande squadra, ho dei grandi uomini con me che sono il mio supporto. Oggi sono qui in pochi perché sono tutti super impegnati a preparare i motori, le motociclette, i telai, perché il 7 aprile sarebbe in Qatar per la prima gara. E poi c'è un'altra cosa che ho imparato dall'anno scorso, che è stato l'anno più terribile di tutta la nostra carriera agonistica. Ho imparato anche a riconoscere gli amici, perché di solito, parlo anche come imprenditore, quando le cose funzionano si ha sempre molto seguito. Il momento che le cose non funzionano, molti scendono al volo dalla macchina, non si sa com'è, ci si ritrova quasi soli al volante, no? Mentre si sbatte. Io devo dire una cosa. Vorrei ringraziare qui pubblicamente Franco Pocci, perché nel momento che la macchina stava sballando e che eravamo lì e cercavamo di capire se entrare in azione all'antiskating, se finivamo nel burrone, io mi sono girato e lui c'era. E mi ha sorpreso e mi ha detto andiamo avanti. E vorrei che venisse qui un attimo sul palco adesso. Allora, io a Franco l'anno scorso ho dato pochissime soddisfazioni e molti pensieri. Lui sa che però da parte nostra c'è stato un grande impegno e speriamo di ripagarlo quest'anno. Però una soddisfazione gliela devo dare, almeno una. Marco? Questo è l'avviso ufficiale del pilota Alex Marquez. Grazie Marco.
fratello di Marc Marquez, pluricampione del mondo. No, è la tua misura? Ma ora provo. Me la metto per provare gli scooter. Va bene, va bene, va bene. Ha una storia, perché ora uno dice, ma questa è ancora tutta, però voi non potete immaginare la testa che ho fatto a Firenze. Mi ha chiesto, veramente mi ha chiesto anche la moto, adesso la moto calma, però so, cominciamo. Ho iniziato con la moto, poi mi ha detto, vabbè, partiamo dalla tuta. Va bene. Ok, grazie. Questo è per te, grazie a te. Bene. Come si costruisce una stagione vincente? Una stagione vincente si costruisce attraverso l'applicazione di un format che noi in questi anni abbiamo costruito. Noi, vi dico una cosa che io dico sempre con grande orgoglio, noi siamo uno dei team, se non addirittura forse l'unico team che ha più anni di militanza nel campionato del mondo, anni continui, perché molte volte i team fanno 3-4 anni, poi si fermano. Noi invece abbiamo avuto una continuità negli anni che a oggi nessuno ci ha ancora superato. Quindi in questi anni abbiamo maturato un format per preparare le nostre stagioni. Allora, la cosa più importante da fare è la preparazione invernale. Una stagione vincente si prepara prima che inizi, durante l'inverno. Quindi noi quest'inverno abbiamo preso i nostri due ragazzi, li abbiamo portati in un posto isolato dove non c'erano donne, ma niente. Un deserto, si chiama Deserto di Tabernas. Non so se sapete, è nella parte sud della Francia, vicino ad Almeria. Li abbiamo messi dentro un circuito, perché noi abbiamo una parte con un circuito spagnolo, poi vi spiegheremo come funziona, e lì hanno seguito giorno e notte, tutti i giorni, domenica compresa, un programma di allenamento durissimo e di training psicofisico per arrivare al massimo delle performance. E questa è la prima cosa che si fa. La seconda cosa che si fa è cercare di ottimizzare al meglio il mezzo che ci porterà poi ad affrontare le gare. Noi quest'anno siamo l'unico team che corre con un telaio ufficiale Super, e questo ci ha portato sicuramente a dei vantaggi. Il vantaggio principale è che possiamo cucire la moto sopra il pilota, perché ci siamo solo noi, quindi i nostri riferimenti sono loro. Lo svantaggio è che il lavoro da fare è tantissimo. E quindi, essendo da soli, dobbiamo lavorare, non abbiamo altri team che hanno provato altre cose, possiamo fare un confronto di dati, ci siamo solo noi. E quindi questo chiaramente ci ha fatto lavorare il triplo delle altre volte. E molto spesso a livello proprio sperimentale, proprio da provare una modifica, andare a capo, progettare il pezzo, provarlo, poi ricambiarlo, e tutto questo, voi sapete il tempo che ci vuole per poterlo fare. Aspettate che ho i miei foglietti, poi ogni tanto li perdo. Poi cosa abbiamo fatto? Non contenti di questi, abbiamo deciso di fare anche una partnership tecnologica con un'azienda di un amico, Maurizio, che poi vi spiegherà bene. E tramite il loro intervento stiamo cercando di ottimizzare tutta la parte di elettronica che compone la moto e che voi sapete in questo momento è sempre più importante. E quindi c'è tutto un sistema nuovo che stiamo portando avanti, una situazione che è tutta in via di sviluppo e alla quale ancora oggi non sappiamo dare una rilevanza, cioè quanto potrà incidere. Per cui è un universo nuovo fino al quale ci stiamo avventurando insieme a Maurizio e che speriamo che ci possa dare quel piccolo vantaggio in più che serve per essere vincenti. Perché sapete, nel motomondiale, tra arrivare primo e arrivare quindicesimo, dovete dire 1001. Siete capaci di dire 1001? Dite 1001. Da qui a qui ci sono 15 corridori. Quindi per noi un decimo di secondo può fare la differenza tra vincere o non vincere. Quindi questa è la ricerca assurda che noi dobbiamo fare in ogni situazione. In più, non contenti di questo, ci siamo inventati anche una partnership che chiaramente non ha grossa influenza a livello di performance, ma credo che ci darà sicuramente una grossa spinta a livello emotivo, a livello umano, che è l'operazione Io Compenso, che sarà poi spiegata molto meglio di me dagli interessati,
ed è un'operazione bellissima che ci porterà a essere unici e inediti in tutto il campionato del mondo di motociclismo. Poi vi spiegheranno loro, io non voglio rovinare sorpresa a nessuno, io ho le mie sorprese, quindi dopo loro vi spiegheranno. Vorrei fare una piccola pausa per distrarvi un attimo, perché io non sono un oratore, io sono un uomo d'azione, devo stare in campo, sono uno stratega, decido lì sul momento. Mi mettete in un parco, non è il mio luogo normale. Quindi è successa una cosa, noi facendo questo lavoro di ricerca insieme a Softec sul discorso di sviluppare l'elettronica, abbiamo usato degli strumenti nuovi per cercare di capire bene il funzionamento della moto, le performance, abbiamo montato delle telecamere sulla moto, abbiamo fatto una serie di rilevamenti con due ingegneri che sono venuti in Spagna da noi, di un'azienda che si chiama Ray Race, e alla fine di tutto questo lavoro ci siamo trovati una montagna di materiale audio-video, che non è materiale che serve, cioè è materiale tecnico, che serve esclusivamente a noi per analizzare i dati, ma non è stato fatto da operatori cinematografici con super telecamere HD o cose di questo tipo. Ma siccome a me la mente mi turbina sempre, no? Ho detto, ma tutto sto materiale cosa ci facciamo? A parte l'analisi tecnica. E ho pensato, e se ci facciamo un video? E ho provato a proporre questa cosa a dei registi, no? A dei videomaker, così. E tutti chiaramente mi hanno mandato senza nessun ritegno a quel paese, ho detto, no, noi questa cosa non si può fare. Tranne un pazzo scatenato che è un mio amico di vecchia data, chiaramente di Napoli, che fa il videomaker, che ha detto, no, ci penso io, tranquillo. E ha fatto un prodotto che secondo me è divertente. Adesso voi non cercate qui la qualità, assolutamente. Però è uno spaccato che vi fa vedere un po' quello che c'è dietro le quinte, quello che noi proviamo, quello che noi sentiamo durante questa fase di preparazione. E quindi giudicatelo come... è un gioco, è una... non so neanche io come definirlo. Guardatelo e poi vediamo. I'm not the only one.
coraggio, Stefano Bonocore con un coraggio incredibile, eh? Però credo che il prodotto gli abbia un po' reso l'idea di quello che è il nostro lavoro, di quello che noi proviamo a fare questo lavoro. Avete sentito alla fine quel cuore che batte? Quello è un cuore vero, è il cuore dei piloti. Li vogliamo conoscere? Allora, loro parlano solo inglese e giapponese, non parlano un'altra lingua, quindi abbiamo deciso di usare l'inglese. Li accompagna Marika che ci aiuterà nella traduzione. Marika la conoscete tutti, quindi Marika è il 50% delle mie sconfitte e il 50% delle mie vittorie, quindi è il 100% della mia vita alla fine, no? Quindi, ok, allora, cominciamo con Danny Webb. No, attenzione, loro devono dire una cosa a questo. Ah, perfetto, volete parlare? È un microfono, per favore, vogliono parlare? Un gelatino per i ragazzi? Grazie. No, è che loro vogliono darvi un benvenuto speciale. E allora stanno studiando. Allora, Michael. Ci sono di Oberto. Let's go. Ciao a tutti. Grazie. Una settimana ci ho messo, E questo è tutti, è il nostro italiano. Sì. Fine delle comunicazioni. Allora, vi spiego velocemente come nasce questa storia. Allora, Danny Webb. Io Danny Webb lo conosco da tanti anni perché è un ragazzo che è già più di qualche anno che corre nel moto mondiale e secondo me è un ragazzo che ha un grande talento ma non ha mai avuto fortuna nella scelta delle squadre o dei mezzi con cui competere, ma questo lo fa uguale a tanti altri. Poi l'anno scorso l'ho conosciuto meglio perché insieme abbiamo vissuto una brutta avventura e l'ho visto veramente gareggiare con una moto che era pericolosa per sé e per gli altri, in condizioni veramente disastrose. Non l'ho mai visto mollare una volta, si è schiantato, si è rotto le ossa, è risalito in moto ed è ripartito sempre. E questo è diventato il mio errore adesso. Quindi io quest'anno ho detto voglio Danny Webb. Ho parlato con suo manager e ho detto io voglio Danny Webb. E adesso da quest'anno lui corre con noi. Gli faccio due domande di rito, normali, però siccome gareggiano per la prima volta con la nostra squadra, la prima cosa che vorrei chiedere a Danny è come si è trovato con la nostra squadra e col nostro sistema di lavoro. It's very good. The last 2 years was very difficult and it was good in a way as well. I learned a lot of lessons and improved in myself, and you know, now I have a much more professional team around me, and now I feel I have the people around me and the team around me and the bike underneath me that I can do a good job with this year. Però che sono stati 2 anni che lo hanno fatto crescere moltissimo, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista professionale, che quest'anno non potrebbe chiedere niente di più perché finalmente attorno a lui c'è una grande squadra, ci sono uomini che sono anche persone, la moto è perfetta e si sente di poter fare un ottimo lavoro. Bene, vi presento anche Brad Binder. Allora, cosa è successo? Danny Webb ha un manager, perché tutti i piloti hanno un manager, è la nostra disperazione. I manager sono la nostra disperazione, i manager dei piloti. E Danny Webb ha un manager che si chiama Steve Burgess, che è qui con noi. La disgrazia vuole che Steve è anche manager di Brad. Allora un giorno viene nel camion e mi dice: cosa ne pensi se ti porto un altro pilota?
Dico, Steve, già mi hai portato un guaio, adesso un altro. Dico, vabbè, portamelo. E mi porta questo ragazzino qui, no? Che arriva sul camion. Di solito, quando a me portano i piloti sul camion, no? Io sono un ufficio lì dove vengono accolti. Di solito, quando arrivano i piloti sono tutti così, no? Spaventati, sudano. Arriva, prende me, mi guarda e si mette a ridere. E io ho detto, tu correrai da me. E questa è la storia di Brandino. Anche a Palazzo vorrei fare la stessa domanda, cioè come si è trovata con la nostra squadra in questa fase di preparazione invernale e col nostro sistema di lavoro. Yeah, well, for me, when it came to the winter training, I always did my own little thing back home before the season started. But yeah, this year the team took us obviously to Almeria, and yeah, we trained hard. And yeah, being with this team this year, I'm really excited. You know, my second year in GP, so I'm excited. And I think we can make it a good one. Okay. Lui ha detto che non ha mai lavorato tanto in vita sua come quest'anno ad Almeria, che lui pensava di fare una preparazione invernale, ma ne ha fatto veramente tanta di preparazione invernale, e che è molto contento e eccitato e non vede l'ora di partire. Sì, sì, sì. La seconda domanda che vorrei fare a tutte e due, a rotazione, è qual è il loro sogno? Cioè, dove vogliono arrivare insieme a noi e insieme a voi? To be world champions. Wow! Questa si è capita, eh? No, Brad? C'è bisogno che tu dici, Brad, your hand, your brain with that decision. Well, I'm sure my dream, as well as everyone else's, is to be world champion. So we have both world champions this year. Danny can win this year. Next year I'll win the world champion. Okay, dato che il nostro sogno è essere due campioni del mondo, giusto per cortesia, quest'anno lascio vincere lui, ma l'anno prossimo tu. Perfetto. Okay. A questo punto, di solito nelle presentazioni succede una cosa, se volete accomodarvi, ok. Molte grazie. Grazie, grazie. Thank you, thank you. Di solito nelle presentazioni adesso ci sarebbe il rituale di far venire la moto, no? Questa moto nuova, con i colori nuovi, con gli sponsor. Cosa ti serve? Ah, ti puoi fidare di nessuno, eh? Ok. E vedere le moto nuove, la grafica nuova, nuovi sponsor, nuovi supporter, insomma. Di solito c'è la moto di dietro, tutta coperta con un bellissimo telo di raso, con tutti gli emblemi, gli effigi, eh. Non c'è niente. Ho deciso che non c'è niente. Perché tutto il nostro materiale tecnico è già in viaggio per il Qatar e tutto quello che potevo portare qui per fare una moto voi lo stiamo sperimentando ad Almeria per cercare di migliorare ancora di più la nostra performance. Quindi adesso magari mi perdonerete questa cosa e spero di ripagarvi i risultati. Comunque qualcosa vi devo far vedere, perché ovviamente la grafica della moto non è mai stata ancora resa pubblica e oggi sarà resa pubblica, perché poi manderemo su tutto il circuito internazionale della stampa queste immagini. Quindi ho preparato un piccolissimo supporto, un PowerPoint, dove più o meno si vede tutta un po' quella che è la grafica che abbiamo applicato sulla nostra immagine del team. Thank you.
sia piaciuta un po' la grafica che abbiamo adottato quest'anno. E io credo di aver già parlato abbastanza, vi ho un po' spiegato quelli che sono i nostri sogni, le nostre aspettative, quello che vogliamo raggiungere, quello che insieme a questi ragazzi vogliamo fare. Quello che vi chiedo è, l'anno prossimo salite in moto con noi, senza paura. Noi cercheremo di frenare sempre un po' dopo e di aprire il gas un po' prima dell'uscita dalla curva. Grazie mille. Grazie a Fabrizio Caponera, rifate l'applauso, che doveva essere, dovevo disannunciarlo sull'applauso, ma non è il microfono. Bene, allora, dalle grafiche si intuisce perché la presentazione sia stata fatta qui, perché siamo presenti anche noi come Hotel e come Flow, quindi ci fa estremamente onore essere partner di questa cosa, ma soprattutto a questo punto la domanda è chi è Ambrosio? Chi è il gruppo Ambrosio? A spiegarcelo sul palco, il presidente del gruppo Ambrosio o il signor Franco Tocci, lui che ha appena ricevuto una splendida nota, che una volta si sta realizzando. Buonasera a tutti, vi presento, sono Franco Tocci, rappresento il gruppo Ambrosio, un gruppo nato 10 anni fa, ed appunto pochi mesi fa abbiamo festeggiato il nostro compleanno, ed è nato quasi un po' per una scommessa, un po' per una rivincita verso le esperienze passate. Insieme al mio socio Riccardo Signorini vorrei ringraziare per questo seduto. Abbiamo deciso di partire e di avventurarsi in quello che era un mercato nuovo, il mercato delle telecomunicazioni, perché per appunto circa 13 anni fa c'è stata questa liberalizzazione del mercato e abbiamo deciso di entrarci. Eravamo una realtà principalmente commerciale, quindi avevamo una forte attitudine a quello che era il mondo della vendita, ci mancava un po' di conoscenze tecniche, ma abbiamo pensato quelle le possiamo acquisire, o meglio possiamo acquisire persone che le hanno studiate per noi. E da lì abbiamo iniziato e abbiamo deciso di fare un operatore telefonico. Dovevamo trovare un nome però per questo operatore telefonico. E in quegli anni era la nascita un po' di queste nuove compagnie, c'era Arianna, c'era Virgilio, e volevamo essere un po' un antagonista maschile a quello che erano i nostri competitor, soprattutto perché i nostri competitor erano dei big competitor, perché Alice con Telecom, quindi era una grossa realtà. Allora ci è venuto in mente Ambrosio. Ho detto, vabbè, ok, è un nome simpatico, che sicuramente rimane in mente alle persone, perché sempre in quegli anni era ancora molto forte e presente quella che era la pubblicità, forse una tra le più grandi pubblicità che sono state fatte, del maggiordomo con la Ferrero Rocher, che si chiamava Ambrosio. Allora abbiamo deciso di giocare su questo aspetto, abbiamo preso questo nome, abbiamo creato il maggiordomo delle telecomunicazioni e sono passati 10 anni. Qualche anno fa, tra le varie attività che poi abbiamo deciso di mettere in campo con altre società del gruppo, era nata attraverso un amico che ora non vedo per la luce, però sicuramente qua, Manolo Ministrale, che voglio ringraziare, che ci ha dato, cioè, in un incontro così tra amici, lui aveva iniziato a collaborare con questo team, ha detto, ma perché non provi questa esperienza della MotoGP, perché ci sarebbe un team in gamba di persone serie che è più una famiglia che un'azienda, potrebbe essere un trampolino di lancio per entrare in questo mondo. E ho detto, ma sai, non è proprio il mondo, perché siamo nel mondo dei motori, noi siamo nel mondo della tecnologia, forse siamo un po' distanti, però poi pensandoci bene, noi comunque diamo servizi di connettività e quindi velocità. Allora potrebbe essere una cosa che riusciamo a legarla bene insieme, perché comunque diamo servizi per andare su internet, puntiamo molto sulla velocità, che è un fattore fondamentale. Allora ho detto, vabbè, iniziamo. Quindi abbiamo iniziato con una piccola sponsorizzazione e da lì poi, a volte succede così, che per caso da una piccola cosa nasce una passione, è nato un amore. È nato un amore verso un mondo che già conoscevo, che magari sicuramente mi prendeva, ma non fino a questo punto. Poi è nato un amore con le persone con cui ho avuto modo di trascorrere questi 3 anni, cioè questi 2 anni, questo è il terzo anno che andremo a fare. Fino a quando, come ha detto Lorenzo, questi 2 anni passati abbiamo un po' sofferto, ho detto, vabbè, è stato un amore un po' tribolato all'inizio, perché diciamo che non è stato subito rose e fiori, ma non per il rapporto con loro, ma per i risultati
che abbiamo conseguito. Però ho detto, bene, io sono fiducioso di mio, di natura, quindi sono convinto che se uno crede in qualcosa può riuscire, può arrivare. E poi mi affascinava questa sfida, perché parlare di moto mondiale vuol dire anche confrontarsi con delle realtà aziendali a livello mondiale. E dato che noi abbiamo iniziato la nostra esperienza imprenditoriale con una sfida verso le più grosse compagnie che ci sono in Italia, e dopo 10 anni ci siamo sempre, anzi, per tante cose siamo anche, ci sentiamo migliori di loro, ci affascinava questa sfida verso un mondo che le nostre scuderie competitor hanno come dato spunto dei colossi, perché corriamo contro Red Bull, corriamo contro San Paolo, qualche anno scorso c'era anche Bankia, la più grossa banca in Spagna, quindi realtà che veramente hanno dei budget impressionanti. Però noi crediamo che sì, è importante il budget, perché comunque dobbiamo essere competitivi sul mercato, però è importante anche il cuore. E sicuramente rispetto a questi grossi gruppi noi abbiamo un cuore molto più grande rispetto a loro. E quindi l'anno scorso si era aperta un'altra opportunità, che era quella di prendere la titolarità del team. E allora vabbè, abbiamo detto, come non possiamo non cogliere questa avventura? E quindi abbiamo deciso di buttarsi veramente con tutti noi stessi, con tutte le nostre forze in quello che era questa nuova avventura. Come ha detto Fiorenzo, non è stato l'anno migliore che abbiamo vissuto, però siamo convinti che quest'anno sarà veramente un anno fantastico, perché comunque il team è cresciuto, abbiamo dei grandissimi piloti, secondo me i migliori piloti che ci sono in questo momento del mondiale Moto3, e quindi tra l'altro abbiamo anche insieme ai migliori piloti una tra le migliori moto, come ha detto prima Fiorenzo, abbiamo motore Honda HRC ufficiale, abbiamo il telaio strutture ufficiale, siamo Team Factory, quindi abbiamo detto abbiamo tutti i compromessi per poter arrivare a vincere. E quindi l'obiettivo nostro, come io, è da un po' di tempo che ne parlo con i miei amici, che mi dicevano ma non vinci mai, no, quest'anno vinciamo, sono convinto che quest'anno vinciamo, e pubblicamente vi voglio esporre anche per Fiorenzo, perché e anche per voi, allora sicuramente vinciamo delle gare e potremo anche puntare in alto, o sbaglio? Oltre a questo, la cosa che ci ha affascinato poi del mondo Moto3 è stato anche il fatto che noi siamo nati come una startup 10 anni fa, veramente con 25.000 euro, quindi io sono sempre contento di dirlo, e nella Moto3 è come se fosse la startup dei piloti, perché le persone che avete avuto modo di conoscere prima, che si sono presentate, hanno 17 e 22 anni e saranno i futuri Valentino Rossi, Aiden, Jorge Lorenzo, e nascono tutti da questa categoria. Quindi per noi è anche un orgoglio aver dato la possibilità a loro e anche a dei ragazzi che hanno corso l'anno scorso con noi, tipo Marquez, che mi ha ricordato le calo la tuta, la possibilità insomma di gareggiare, e quindi di farsi vedere al mondo e diventare anche loro delle star. Oltre a questo, quest'anno si è verificato una serie di circostanze. Abbiamo detto che abbiamo la moto migliore e i piloti migliori, quindi puntiamo tantissimo sulla velocità. Come azienda abbiamo deciso poi di puntare nella velocità, e su questo ci siamo concentrati su un prodotto poi che noi abbiamo deciso di lanciare insieme a quello che era la sponsorizzazione della moto, che punta veramente sulla velocità. E in questo momento, senza entrare poi nelle specifiche tecniche, siamo l'unica azienda in Italia che riesce a dare delle velocità in zone con difficoltà di copertura DSL o anche normali, che neanche i nostri grossi competitor riescono a dare. Quindi questo ci dà orgoglio, e su questo abbiamo deciso di puntare anche per la stagione motoristica. Oltre a questo, nel andare avanti è successo una serie di cose che mi hanno reso anche felice, perché poi noi siamo partiti da Prato. Prato probabilmente è famoso nel mondo principalmente per il tessile, per il tessuto, e noi siamo tutt'altro, siamo una delle poche aziende che non fa tessuto a Prato, però in questa avventura ci hanno seguito altre aziende che non fanno tessuto a Prato, e quindi l'idea di poter andare nel mondo, perché poi andremo veramente in tutti i continenti, rappresentando la città di Prato non soltanto per quello che è stata la sua storia, ma anche per nuove realtà
che in questo momento stanno nascendo e si stanno sviluppando con grandissimi successi, per noi è stato veramente un piacere e un orgoglio. Diciamo... Noi abbiamo buttato il seme, poi questo seme sta facendo crescere un albero. E i primi che ci hanno seguito è stato Softec, che è una società tra l'altro importantissima di sviluppo software, tra l'altro quotata in borsa, quindi veramente un esempio per una città come Prato, che ha avuto modo Bottaglia di conoscerlo poi in qualche gara, quindi cioè, ci stiamo conoscendo, però sicuramente una splendida persona degli incontri che abbiamo avuto. Ma poi un'altra azienda, che questa ha un passato un po' più lontano di amicizia, perché ci conosciamo da tanto tempo, che è NVG, che voglio fare un con Antonio Lanone e Francesco Dattini, che sono i proprietari, che hanno deciso anche loro di seguirci in questa avventura, e anche loro sono un esempio di come Prato può essere rappresentata in maniera diversa nel mondo. Sono una delle più grosse aziende di green economy che ci sono in Italia, una delle più grosse aziende che c'è a Prato, e quindi questo stiamo vedendo che questo albero sta crescendo e da un seme forse sta nascendo una quercia. Ho puntato alla quercia perché sono alberi secolari, quindi punto a questa collaborazione in maniera secolare. Ok, questa è un po' una presentazione di quello che siamo noi, di quelli che sono i nostri partner, che sicuramente avranno modo di presentarsi, perché sono due aziende, due eccellenze del territorio che verranno rappresentate nel mondo, e questo ci fa veramente piacere. Vi ringrazio. Ringraziamo Franco Torci, giusto? Riprendiamo la presentazione, questa volta parlando della parte elettronica della motocicletta, il partner tecnologico dell'Ambrogio Racing, che si presenta con un video. Softec, Maurizio Bottaglini. Buon viaggio. Spero che il microfono funzioni, perfetto. Mi sembra essere Steve Jobs alla Apple. E non vedo assolutamente niente, ma so che siete in sala. Innanzitutto desidero ringraziare Fiorenzo e anche Manolo, i due uomini del team Ambrogio Racing che conosco più da vicino. Le ringrazio perché mi danno una grande opportunità. Io sono un appassionato di moto, ho avuto qualche esperienza nel motocross più che nella velocità, ma insomma i motori mi appassionano tantissimo, come mi appassiona la tecnologia. E la strada che ho scelto nella vita per occuparmi di tecnologia è l'information technology. L'information technology che oggi comunque serve molto anche nel mondo dei motori. Cosa fa in primis Softec? Che in qualche modo avete visto da questo video, che penso che magari per chi non è addetto ai lavori abbia detto relativamente poco. Softec è un'azienda che è nata circa 15 anni fa, un'azienda che lavora nel mondo dell'informatica, o meglio, comunque delle nuove tecnologie legate al mondo dell'informatica. Noi siamo
nati alla fine degli anni 90 come società che realizzava i programmi per i computer, per i grossi computer ovviamente. E ci siamo specializzati negli anni sempre di più nell'ottica servizi e nuove tecnologie. Oggi Softec è un player globale, cioè è una società che si occupa dallo sviluppo delle applicazioni ai servizi che consentono ai nostri clienti di raggiungere i propri obiettivi. E la cosa fantastica, almeno per me, è che le nostre tecnologie oggi possono in qualche modo servire anche a un team di Moto3 per raggiungere i suoi obiettivi. Ora, io avrei anche questo bellissimo telecomando che in qualche modo mi dovrebbe consentire di in qualche modo di fare un po' la presentazione della società, di quello che è il progetto che noi abbiamo messo in piedi per il team in qualche modo anche un po' di spiegare quello che facciamo. Softec è un po' quella che vi dicevo, tutte le sigle che avete visto sino ad ora, dalla brand reputation, SEO, SEM, social networking, mobilità, web, sono sigle che non so se per alcuni di voi sono familiari oppure no, ma sono tutte dei concetti, esprimo dei concetti, delle tecnologie che tutti noi utilizziamo giornalmente. Chi utilizza in qualche modo gli smartphone, le applicazioni sugli smartphone, chi utilizza le applicazioni web, chi banalmente prenota anche un biglietto oppure fa un post su Facebook, su Twitter, utilizza queste tecnologie. E bene o male è in qualche modo fa parte di questo mondo, dove magari player come Google la fanno da padrone. E noi come Softec cerchiamo in qualche modo di trovare sempre nuovi modelli e nuove soluzioni che consentono ai nostri clienti, che sono le aziende, di raggiungere i propri obiettivi. Cosa abbiamo in comune con un team di Moto3? Sicuramente la competizione. Prima, nella presentazione che ha fatto Fiorenzo, la cosa che mi è piaciuta di più è: ci prepariamo alla guerra. Ecco, anche noi siamo in guerra, è guerra continua. Considerate che noi siamo una società, guarda caso di Prato, nata comunque a Firenze, che ha anche ovviamente gli uffici a Milano e anche nel resto del mondo, abbiamo aperto una sede adesso in Brasile, e competiamo come fa il team Ambrogio nel nostro mercato, che è un mercato molto competitivo. E diciamo l'assonanza che abbiamo trovato con il team di Moto3, oltre alla passione personale, è quella della competizione. Quindi in qualche modo ci lega l'innovazione sia tecnologica che di modello, che entrambi dobbiamo fare continuamente per primeggiare, per arrivare primi. In questo mondo chi arriva secondo spesso viene dimenticato, bisogna vincere. Personalmente noi mettiamo al centro il nostro cliente e offriamo tutta una serie di soluzioni, ma la cosa più importante è come queste soluzioni possono essere sinergiche a far vincere un team di Moto3. E questo è un po' il progetto che stiamo portando avanti con il team. Di cosa si compone il progetto? Si compone principalmente di tre aree: di comunicazione digitale, la prima a sinistra, di comunicazione interna e di comunicazione tecnologica. Una cosa che abbiamo visto quando Fiorenzo, un'altra cosa che mi ha colpito, è che qui ci si gioca il campionato e la gara sull'ordine dei centesimi di secondo. E quindi noi abbiamo cercato, con l'innovazione tecnologica, quella a destra, di migliorare il più possibile le performance della moto. Abbiamo adottato delle sensoristiche innovative e abbiamo cercato in qualche modo di acquisire informazioni dalla moto, anche tramite quelle fotocamere che avete visto, che ci consentissero di migliorare, e consentissero soprattutto ai tecnici, di migliorare le performance della moto. Poi un'altra cosa importante
quando avete visto quel filmato, ecco, in qualche modo è far conoscere a tutti, non solo agli appassionati, quello che il team fa, perché chi in qualche modo non fa conoscere è come se non facesse. Quindi noi abbiamo pensato bene di far vedere non solo l'aspetto esteriore magari della gara, cioè che è l'atto finale di tutto il lavoro che viene svolto, ma vogliamo documentare anche tutto quello che viene fatto prima e dopo la gara, con la preparazione nei box, la preparazione delle moto, quella dei piloti e come viene vissuta magari la gara all'interno dei box, oltre che sulla pista dove ognuno di voi può vedere le moto che sfreccia. E un altro aspetto importante che secondo noi andava migliorato era la comunicazione interna. E voi non avete idea delle migliaia e migliaia di informazioni che si accumulano durante le prove, durante le gare, durante i test. E tutte queste informazioni andavano in qualche modo memorizzate all'interno di un database, di un posto dove poter in qualche modo elaborare e soprattutto reperire quando occorreva. Adesso si utilizza la dizione cloud, che vuol dire nuvola, e noi in qualche modo la nostra organizzazione interna sarà appunto basata su questa tecnologia, tecnologia cloud, che consentirà da ogni luogo, da ogni postazione, diciamo, quotata nel computer, di accedere a queste informazioni. Questo è il progetto che stiamo portando avanti e che speriamo possa far vincere il nostro partner, che in qualche modo ha in comune con noi, ripeto, soprattutto la voglia di vincere, anzi l'assoluta necessità di farlo. E da tutto questo nascerà, per quanto ci riguarda, un nuovo modello d'offerta che vorremmo riproporre su questo tipo di mercato, cioè sul mercato delle competizioni. E perché? Magari non so. Quindi questo è un po' il progetto, in sintesi, per non rubarvi altro tempo, è quello che ci accingiamo a fare con il team di Moto3, che speriamo ovviamente raggiunga quegli obiettivi che i piloti hanno esplicitato molto bene, quindi vincere il campionato del mondo. Cerchiamo di essere ambiziosi. Allora, prima di congedare, va bene adesso? Doveva dire ancora due cose? Perché gliele voglio dire io due cose anche in più. Prego. Volentieri. Beh, sono particolarmente orgoglioso della mia società perché abbiamo raggiunto traguardi molto importanti. Speriamo che con questa partnership ne raggiungiamo altrettanti. I traguardi importanti sono stati innanzitutto la quotazione. Softec è un'azienda che nello scorso 2012 si è quotata al mercato di borsa italiana Lime, che è un mercato di borsa italiana per le piccole e medie imprese, che poi in realtà tanto piccole non sono, perché comunque bisogna essere molto strutturati. Softec è un'azienda di circa 140 persone, prevalentemente ingegneri ed informatici, che come dicevo prima e lavora in un settore molto competitivo, parimenti competitivo come quello della Moto3 o del Moto Mondiale in generale. E noi abbiamo visto che per vincere in questo settore bisogna fare tante innovazioni, innovazione tecnologica e innovazione di modello. I nostri partner in questa innovazione sono gli istituti di ricerca, le università, dalle quali abbiamo attinto quelle tecnologie che poi mettiamo a disposizione non solo all'interno dei nostri servizi, ma anche per far vincere le moto di Moto3. E speriamo con questo partenariato di far capire l'importanza di quello che facciamo anche al pubblico comune, perché poi l'importante è che se ne parli, si parli di software, che non solo negli ambiti specifici dove magari siamo abbastanza conosciuti, ma in tutti gli ambiti, che poi sono quelli che ci interessano, perché le soluzioni che noi forniamo ai nostri clienti, che sono grossi player di mercato, per cui
le varie organizzazioni della grande distribuzione organizzata piuttosto che di automotive, in fin dei conti poi hanno voi come clienti. Quindi le nostre soluzioni sono le soluzioni che poi voi avete nelle vostre mani tramite magari lo smartphone o il sito web. Questa, diciamo, è la cosa più importante. Quindi, se da questo, da capire perché il software che in questi ultimi anni è cresciuta così ultimamente come sia come nome, come conoscenza del mercato, penso, tecnologico. Quindi, come si arriva a un risultato del genere nonostante il periodo storico che stiamo passando, diciamo, non fantastico, ma certo. Sì, e come dicevo, l'importante è fare innovazione. Noi, per esempio, abbiamo fatto e stiamo portando avanti un grosso progetto per quanto riguarda l'innovazione legata al mondo della mobilità e dei cosiddetti smart objects. Cioè tutti quegli oggetti che voi oggi avete in mano, come gli smartphone, i tablet, ma in un prossimo futuro, per non dire nell'attuale, anche frigoriferi, lavatrici, le moto per esempio, o le automobili, sono tutti oggetti intelligenti che sono collegati alla rete e che hanno necessità in qualche modo di dialogare fra di loro, scambiare informazioni e in qualche modo erogare il risultato delle informazioni magari al proprietario. Noi abbiamo quindi sviluppato una piattaforma tecnologica che è denominata Desktop Mate, il desktop amico, che vi dico solo questo: in questo momento la grande Samsung sta testando e che potrebbe adottare per i propri smartphone. Questo sarebbe per noi il raggiungimento di un traguardo notevolissimo. È così che si vince la crisi, solo con l'innovazione continua e poi con un'altra cosa che avete sentito alla fine del filmato di Fiorenzo, un grande cuore. Ci vuole veramente un grande cuore, buttare il cuore al di là dell'ostacolo e certe volte, visti anche i miei trascorsi un po' motociclistici, chiudere un po' gli occhi e dare gas. Quindi questo è il nuovo trend, il desktop mate, in bocca al lupo con i signori blu di Samsung. E grazie Maurizio Bottaeri per l'intervento su software, grazie mille. Grazie a voi. Passiamo ad un altro ospite che rappresenta, già Franco Tocci ne aveva già parlato, rappresenta una società già leader nella green economy, ma che ha la caratteristica principale di offrire alle aziende la possibilità di compensare e creare una straordinaria visibilità attraverso il moto mondiale. Invito sul palco l'amministratore delegato della NVG, Massimo Casullo. Buonasera, grazie da parte mia e da parte di tutto il consiglio di amministrazione di NVG S.p.A. È un onore essere qua e sinceramente, ascoltando gli interventi precedenti, ho capito, benché noi siamo ospiti per la prima volta in un evento di questo tipo, ho capito che c'è dietro una grande famiglia con dei grandi valori. E questo sicuramente, avendo conosciuto le persone in questo lasso di tempo con le quali abbiamo collaborato insieme, è uno degli elementi per cui abbiamo deciso di entrare all'interno di questo progetto. Da buon ospite non volevo mancare l'occasione di portare un dono che voglio dare al padrone di casa, a Fiorenzo. Questo è il simbolo dell'azienda, l'azienda che rappresento. Questa è la nostra cravatta gialla. Io non sono uno che mette molto la cravatta, perché col lavoro che faccio me la sporcherei continuamente, però vi prometto che una volta sul podio la porto. Grazie. Ed è un momento un po' particolare questo, perché ho sentito parlare di alcuni personaggi, esponenti del team, e
mi è sembrato di vedere, prendo in prestito un concetto di Steve Jobs, che i puntini si sono uniti. Qualcuno, sia il presidente Bottaini che il presidente Tocci, che saluto, che ringrazio, e che anche per loro, diciamo, noi siamo i nuovi arrivati, quindi da parte mia, anzi, un applauso per chi ci ha accolto con un grande entusiasmo. Ecco, dicevo, una serie di puntini che si uniscono, e vi voglio raccontare un artefatto. 3 anni fa siamo stati invitati tramite un amico a vedere una gara del moto mondiale, eravamo a Valencia, eravamo io, i due soci fondatori di NVG, il presidente Renone e Francesco Dantini, e c'era una persona che è appunto Manolo Minissale, che era lì ed è entrato, sembrava nel paese dei balocchi, è stata la persona che in qualche modo è rimasto affascinato, un appassionato, e da lui sono nate appunto tutta una serie di storie delle quali raccontava Franco Tocci, Bottaini, e anche per noi è stato, diciamo, il filo conduttore, l'ultimo puntino che si è unito e che ha portato a questo palcoscenico anche la nostra azienda NVG. Bene, da ospite per la prima volta è giusto anche presentarci, e voglio farlo raccontando un po' la nostra storia. Siamo nati nel 2003, siamo diventati sicuramente una delle più importanti realtà all'inizio nel settore fotovoltaico delle energie rinnovabili, e siamo arrivati ad essere un'azienda che quota circa il 7% del nostro target di riferimento negli impianti per le famiglie e per le piccole e medie imprese. Questo ci ha dato la forza di continuare in questo sogno e di entrare nel mercato della mobilità elettrica, fino a poi a proporre anche delle soluzioni per le famiglie che volessero risparmiare l'energia di casa attraverso l'utilizzo di elettrodomestici. NVG Academy è la scuola di formazione che ha accompagnato questo percorso, l'elemento chiave che ha fatto sì che tutti questi progetti fossero dei progetti di successo. E perché mi sento a casa? Perché questi sono i nostri valori, i valori che anche qui oggi ho riscontrato. Quindi assicurare uno stile di vita migliore alle famiglie e alle generazioni future. Questo è uno dei nostri obiettivi. E come lo vogliamo raggiungere? Sicuramente lo vogliamo raggiungere attraverso la distribuzione di prodotti che hanno un basso impatto ambientale e che consentono appunto alle famiglie di poter risparmiare energia e di non inquinare. Questi sono i nostri valori. Ieri, se qualcuno di voi ha seguito il telegiornale, sicuramente sì, era la giornata che prevedeva una iniziativa a livello mondiale. C'erano 2 miliardi di persone che hanno contribuito, era un'ora per il pianeta. In questa ora si sono spente le luci, si sono ridotti i consumi energetici proprio per favorire la riduzione dell'inquinamento. È un gesto simbolico. Noi come azienda, all'interno dei nostri svariati progetti, siamo voluti andare anche oltre. Abbiamo pensato che un'ora è sicuramente tanto, 2 miliardi di persone che hanno aderito a questo progetto dimostrano che è veramente tanto, ma si può fare questo tutti i giorni. È per questo che nasce un nostro progetto, un progetto che ha un obiettivo ambizioso, che è quello di compensare i miliardi di tonnellate di carbonio che vanno a contribuire al surriscaldamento del pianeta. E non serve molto, ognuno di noi lo può fare piantando 150 alberi, quindi se ognuno piantasse 150 alberi a testa, noi si potrebbe compensare. Questo è il fulcro del progetto Io Compenso, è un'opportunità che offriamo a tutte le famiglie, a tutti coloro che posseggono un'automobile. Questo, ci sono dei pacchetti che misurano esattamente, attraverso degli studi di ingegneri ambientali, misurano quello che è l'impatto che una famiglia, una persona, un'automobile ha a livello di inquinamento. Siamo andati oltre, perché questo è un mondo di aziende
che sono in ottima salute, è un mondo dove le aziende si vogliono anche rinnovare, vogliono mandare dei messaggi totalmente diversi. E le persone oggi non sono soltanto attente alla qualità del prodotto o del servizio, questo lo danno per scontato. Le persone, i clienti oggi vogliono vedere cosa, quali valori si nascondono dietro un'azienda. E uno dei valori più importanti è sicuramente la capacità di questa azienda di impattare il meno possibile sul nostro pianeta. Addirittura degli studi di marketing oggi ci dicono che le persone scelgono aziende che hanno un basso impatto ambientale, prodotti biologici, questo sicuramente lo vedete nella vita di tutti i giorni. Dall'altro vogliono capire esattamente chi sta dietro a questa azienda, quali valori trasmette, e quindi sono addirittura disponibili a spendere qualcosina in più per poter interfacciarsi con un'azienda che ha questi valori. Ecco, è per questo che nasce il nostro prodotto Io Compenso Business, che non è altro che per ogni azienda che produce, che lavora quotidianamente per produrre ricchezza, per dare lavoro, aggiungere un ulteriore valore, che è un valore sociale, che è quello di poter ridurre il proprio e compensare il proprio impatto ambientale. A questo punto ci mancava un anello di congiunzione, che è quello che ci ha portato qua, che ci ha portato davanti a questa platea e all'inizio di un'avventura sicuramente importante come quella del moto mondiale. E questo anello è dare la possibilità a tutte le piccole e medie imprese, oltre che di compensare le loro emissioni, anche di creare una visibilità a livello mondiale attraverso il moto mondiale. E questo è il motivo per cui il team ha scelto NVG con questo messaggio forte: io compenso. Ambrogio è il primo green team a livello mondiale, quindi per tutte le gare l'impatto del team sarà azzerato attraverso la piantumazione di alberi in paesi che hanno bisogno di una mano. In questa prima fase i primi 50.000 alberi saranno piantati in Haiti a 3 anni dal terremoto che ha distrutto quel paese, successivamente nei paesi più disagiati dell'Africa. Degli alberi che noi piantiamo, il 75% sono alberi da frutto. Questo, oltre a dare lavoro a queste popolazioni, dà la possibilità di produrre dei frutti che possono servire anche per la loro alimentazione. Abbiamo scelto questo progetto anche per questo motivo. Bene, abbiamo fatto un passo ulteriore. Ho capito che Danny Webb e Brad Binder sono due ottimi piloti e abbiamo pensato di dare a loro un elemento, sono nuove generazioni, un elemento che potesse conciliare anche il loro lavoro con il pianeta. Chiamo sul palco l'altro amministratore delegato, Enrico Bandetti, per spiegarvi questo progetto. Buonasera a tutti. Intanto ringrazio, unisco ai ringraziamenti al dottor Casullo, la possibilità di essere qui insieme a voi per lanciare questo nuovo percorso. Un percorso che noi praticamente abbiamo inaugurato a novembre del 2012. Noi ogni fine anno siamo soliti festeggiare il nostro compleanno in location dedicate, importanti, con una grande visibilità, e quest'anno, come ogni anno, lo facciamo lanciando nuovi prodotti che saranno poi oggetto del nostro core business nell'anno di riferimento, quest'anno nel 2013. L'abbiamo fatto ampliando la nostra gamma della mobilità elettrica, che il sogno era nato e iniziato nel novembre 2011 con la nostra prima quadriciclo elettrico totalmente made in Italy, 100% elettrica, la prima nostra quattro ruote, e quest'anno ci sono uniti altri prodotti sempre a trazione elettrica, appunto, che con i nostri scooter. Abbiamo lanciato due scooter
e quello che vedete è un po' il nostro fiore all'occhiello, il nostro fashion. Questo è un prodotto speciale, come speciali e esclusivi sono tutti i prodotti che lanciamo ogni anno, omologato per due persone, omologazione europea, design olandese, e mi unisco a delle caratteristiche importanti che dove il cuore e la passione sono totalmente italiani e ne siamo fieri per questo. E è un prodotto praticamente semplice che, come diceva prima il presidente e gli imprenditori che ci hanno preceduto, anche NVG sempre attenta all'innovazione tecnologica, sempre attenta a non cedere mai a compromessi né sulla qualità né sulla sicurezza dei prodotti, e abbiamo ritenuto che tutto il progetto che riguardava il nostro prodotto, il fashion, avesse proprio lo scopo di esaltare la qualità e l'eleganza tecnica con la trazione elettrica. In questo viaggio insieme a voi tutto è nato anche con l'esigenza di, e una grande responsabilità, che era quella di amplificare ulteriormente la visibilità non solo a livello nazionale ma a livello internazionale, e proprio per questo, come prima diceva il nostro dottor Massimo Casullo, abbiamo deciso che oggi, in questa occasione, lo scooter Flash diventasse lo scooter di riferimento per i nostri due piloti. E pertanto abbiamo oggi donato, Danny a breve, i nostri due scooter totalmente brandizzati con la bandiera della nazione di riferimento e il loro nome che si vuole cercare. Quindi per questo oggi siamo onorati e orgogliosi di questo gesto. Ringrazio di questo piccolo spazio, dottor Casullo, ringrazio tutti voi per l'attenzione e buona serata ancora. Beh, avete sentito, diciamo, che abbiamo tracciato le linee di questo progetto di compenso. Molti, quando si uniscono obiettivi economici e obiettivi diciamo sociali, pensano che ci si possa ispirare a grandi statisti piuttosto che a grandi pensatori. Ecco, io lascerò parte in un video che dichiarerà chi è che ha ispirato NVG SPA rispetto a questo progetto. Felix Finkbeil, qui nous vient d'Allemagne. En 2007, âgé de 9 ans, a terminé un exposé devant sa classe de 4e année d'école par ces mots. Je le cite, « Et si on plantait 1 000 000 dans chacun des pays de la Terre ?» Fin de la citation. Aujourd'hui, plus de 100 000 enfants de 91 pays et des millions d'arbres et lancer l'initiative d'enfants plantons pour la planète. Félix, la parole est à vous. Dear Excellencies, ladies and gentlemen, fellow children and youth, thank you for giving us children a chance to speak here, and thank you for making this year the international. Because for us children, forests are not only the livelihood of billions, but for us children, forests are the future. We have to protect the forests, the already existing forests. We have to keep the rainforest from clearing. And in addition, we have to plant trees. It is now more than 4 years ago that we children started the Plant for the Planet Children Initiative, planting 1 million trees in each country of the world. It is now time that we work together. We combine our forces. Oh. Together, we can plant 1 trillion trees. We can start 1 trillion trees. We can use this campaign together. And to end, I want to give a message to all children of the world. We children are the majority on this world. We can make a difference. And never forget, one mosquito cannot do anything against a rhino, but 1,000 mosquitoes can make a rhino change its direction. Thank you that you care so much about our future and that you promote renewable
sei meraviglioso, sei una forza della natura. Un ragazzo di 12 anni che ha fatto una lezione in tutto il mondo, che ci ha aiutato, che ci dà tanta energia. Qui ringraziamo e diciamo mi raccomando, lunedì mattina a scuola. Sicuramente una delle persone che lo ha sposato dall'inizio, una delle due persone che lo ha sposato dall'inizio, questo motto insieme all'altro socio fondatore Francesco Dantini, è qui con noi il presidente Antonio Rainone. Sicuramente la prima volta che ho visto questo ragazzo me ne sono innamorato. Il messaggio che mi ha fatto riflettere era il fatto reale. Se noi pensiamo al mondo tra 50 anni come genitori, come persone adulte, non ci viene granché in mente, ma se pensiamo che fra 50 anni questi ragazzi saranno proprio nel pieno della loro vita e vedranno questo mondo che in realtà può distruggersi o andare avanti, viene da riflettere. Allora ho voluto mettere a disposizione del fare il business, un business che potesse aiutare Felix e mandare un grande messaggio. Quest'anno dobbiamo vincere e mi rivolgo ai piloti, mi rivolgo al team, assolutamente, perché questo messaggio possa essere un messaggio forte e veramente essere visto dal maggior numero di persone. Quindi abbiamo un obbligo, ok? Il secondo è il primo dei perdenti, quindi dobbiamo assolutamente farcela. Gli strumenti ce l'avete, le aziende ce l'avete, la forza, l'entusiasmo c'è, quindi penso che non ci manca niente. Sono orgoglioso di essere approdato su questo team e lo devo soprattutto non tanto all'intelligenza, che è il fattore che fa sì che tu risponda a una domanda, ma alla saggezza, che è il fattore primario, fare la domanda. Quindi fare domanda è sinonimo di saggezza, rispondere è intelligenza. E qui c'è una persona che è veramente, ha una grande saggezza, è il tuo 100%, no? Che io tutte le mattine saluto e che ha un'energia straordinaria, un amore straordinario per quello che fa, per te, per suo figlio, per le moto, per i piloti, per le aziende. Mi riferisco, e vorrei che tu venissi qua da protagonista, a Marica Piazzini. Ho imparato a conoscerla perché tutti i giorni siamo insieme, è una persona splendida, un carattere molto tosto, però ha una grande saggezza, quella di farti accadere le cose. Questa cosa è accaduta attraverso una domanda: cosa ne pensi, no? E ha messo il progetto sul tavolo. Io che non sono un appassionato, sfegatato, se non così, ogni tanto guardo le corse, è riuscita a darci quella che ha fatto suonare questa splendida musica. Sono convinto che quest'anno facciamo un grande risultato, anche perché intensamente è quello che voglio. Io stai producendo. Io traduce il tempo reale. Allora, dici che dobbiamo vincere, punto e basta. O numero uno o niente, eh? Ok? Il segno che facevo prima è scommetto su di te. Quindi loro prima lo chiedevano, no? Scommetto su di te.
Bene, io sono contento di essere nel team, sono onorato, ho visto delle aziende straordinarie, la Softec, ho visto Ambrogio, ho visto che proveniamo tutti dalla stessa città, un po' disastrata da qualcuno che voleva continuare sempre a fare la stessa identica cosa. Noi abbiamo provato altre strade e mi sembra che ognuno nella sua strada abbia avuto un risultato straordinario, quindi ora ci siamo uniti insieme, siamo dentro questo team, loro ci devono dare il risultato, il team ci deve dare il risultato, quindi senza né se e né ma, quest'anno così si perde, quest'anno si vince. Un grande augurio per il 2013, grazie a tutti. E avete detto che è fantastico, ma come fantastica è l'ultima sorpresa che vi ha riservato Fiorenzo. Fiorenzo, vi invito sul palco di nuovo, un applauso anche solo per tutto questo, ma dici un po'. Allora, ho aperto e devo chiudere. Ci sente? Mica tanto. No, eh? Scusate, ma... Ma sono acceso, eh. Ah, ok. Si sente? Sì, ma non sono connesso. Diamogli tempo. Ecco, perfetto. Abbiamo detto di innovazione tecnologica. Maurizio, prossima volta Bluetooth, per favore. Ok, la sorpresa. Non è una sorpresa, è una grande sfida ed è una sfida che se noi riusciremo a raggiungere passerà nella storia del motociclismo internazionale. Voi dovete sapere che un po' di tempo fa noi abbiamo cominciato una collaborazione molto importante con un circuito spagnolo, il circuito di Almeria, di cui abbiamo l'onore qui di avere questa sera David Garcia, che è il direttore. Vieni qui su, David. Che tra l'altro parla un italo spagnolo che è simpaticissimo, a me fa morire, quindi sicuramente lo capirete. Ciao, buonasera. Allora, io e David ci siamo conosciuti un po' di tempo fa grazie a un mio tecnico e abbiamo capito di avere una sintonia, un grande feeling, e la sintonia che io e David abbiamo è la follia. Cioè, nel senso che noi immaginiamo sempre cose impossibili, cose che difficilmente si riusciranno a realizzare, ma sulle quali comunque continuiamo a lavorare, sempre con forza e con vigore. Cioè, noi siamo un team che da sempre è un team riconosciuto come un team talent scout, da noi sono passati alcuni dei volti più importanti del motociclismo internazionale, si sono cresciuti e si sono formati da noi. Poi chiaramente arrivano quelli con tanti soldi e ce li portano via, però comunque sono passati da noi. Però sono piloti, chiamiamoli normali. Noi abbiamo un sogno, io e David, di fare il primo pilota al mondo con gli occhi, che però non è giapponese. Vogliamo fare un pilota cinese, che non c'è mai stato, e che se riusciamo a farlo sarà il primo assolutamente nella storia del motociclismo internazionale. Signori, vi voglio presentare Zhu Yangwen. Questa, vi dico, è una mission impossible, ce la metteremo tutta, l'abbiamo messo a studiare, è stato vissuto con i nostri piloti, si è massacrato insieme a loro, deve ancora imparare tutto, perché questo 6 mesi fa non sapeva neanche andare in bicicletta. David l'ha preso, gli ha preso un motorino di quelli piccoli e gli correva dietro e cercava di insegnare ad andare. Vi giuro, questa è la storia, se David vuole raccontarlo un attimo, nel suo italo-spagnolo è anche simpatico.
Bueno, due anni fa più o meno arrivò al mio circuito, io fui campione spagnolo, campione d'Europa al 250, dopo andato al Mondiale Superbike di 10 anni fa e ho finito la gara. Comunque mi piace tantissimo aiutare il ragazzo nella sua carriera deportiva. Mi arriva al mio circuito un cinese con suo figlio, 2 anni fa, era così. Mio figlio vuole andare in moto, gli ho detto, ma lui capisce bicicletta, no, mai. Dico, troppo lavoro per me, ma mi dico, ok, lo facciamo, io troviamo 5-6 mesi, dopo da questo ti dico se tuo figlio va o non va. Dopo da questo io ho fatto tutto e lui va. È arrivato adesso il momento di un team internazionale, ma non sapeva dove portarlo, perché lui per me è come un fratello, capito? Teneva in Spagna, conosco da tanto team che voleva a lui, ma io alla fine ho decidito andare con lui. Lui non si fida degli spagnoli, giustamente. No, ma alla fine ho studiato tutti i team e per me la famiglia di Fiorenzo e il suo team sono sicuro che per il futuro di Su Yang Wen, per arrivare al mondo mondiale, è perfetto. Comunque speriamo che in 1 o 2 anni Su Yang Wen sarà il primer piloto chino en la historia que arriba al Mundial con Ambrogio Raffa. E quindi, se noi riusciremo in questa missione impossibile, voi quella sera c'eravate. Esatto. Perché è una cosa che stiamo annunciando adesso, non lo sa nessuno. Grazie di tutto. Grazie mille, siamo quindi arrivati ufficialmente alla fine della presentazione ufficiale dell'Ambrogio Racing Team. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. Siamo tutti insieme in un'avventura praticamente totalmente toscana, è una meraviglia. A questo punto vi invito, se vi va, di rimanere da quella parte, si mangia, da quella parte si esce. Buona serata! Keychain.